mafie costituiscono un argomento di interesse della politica, dell'informazione, del cittadino. E non è sufficiente che se ne occupino polizia, giudiziaria e magistratura, è necessario che ci sia una sinergia fra tutte le forze che muovono il nostro Paese, e queste forze partono dalla politica e arrivano fino al cittadino che, pur essendo persona alla quale non viene chiesto un atto di eroismo, ma viene chiesto un operare secondo le regole, secondo legalità, e ricordare che le mafie non sono lontane da noi, né sono un argomento che riguardano altri, ma sono il nostro problema, perché le mafie sono la zavorra dell'economia italiana. E se le mafie continuano ad operare, anche l'ultimo cittadino ne risentirà degli effetti, così come ne risentirà il cittadino che cerca lavoro. Quel lavoro diventa monopolio delle mafie e lavorano coloro che sono con le mafie. Contrastare le mafie è il primo elemento per consentire a tutti di mantenere la propria libertà. Come mai i giornalisti italiani parlano così poco della Calabria e della 'Ndrangheta? Perché in Calabria non c'è una stampa nazionale, in Calabria opera una stampa esclusivamente locale, e sembra quasi che il problema Calabria non sia un problema italiano. La Calabria è tagliata fuori totalmente all'informazione nazionale, tutto quello che avviene in Calabria resta in Calabria, salvo qualche operazione di particolare significato, poi di Calabria non si parla mai, e in realtà questo è quello che vuole la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta vuole che la Calabria resti isolata e che gli italiani non vadano in Calabria, proprio per impedire che si abbia un ritorno di informazione, che si possa conoscere effettivamente qual è la situazione dei calabresi. Tanti calabresi, persone per bene, sono costrette a soggiacere e a essere silenti di fronte a quello che avviene, proprio perché sembra che non ci sia l'adeguato sostegno da parte del restante territorio nazionale.